sesto centenario del ritrovamento della statua lignea della Madonna della Libera ha finalmente un logo ufficiale, scelto dal comitato esecutivo tra i tanti pervenuti. Il 6 gennaio, a seguito della messa officiata da Monsignor Brigantini, è stata premiata la vincitrice, Federica Longo di Campobasso. A lei vanno le nostre congratulazioni. Eccoci all'inizio dell'anno 2012, un anno che tutti dicono essere un anno bello, florido, eccetera, però è un anno che per Cercio Maggiore, i paesi della Valle del Tambro, io penso di poter dire anche per tutti i molisani, è un anno veramente straordinario, nel senso che qui a Cercio Maggiore noi celebreremo il sesto centenario del ritrovamento della statua della Madonna. E questa mattina abbiamo voluto chiedere a Sua Eccellenza il Vescovo di venire qui in santuario per inaugurare questo 2012, quasi per chiedere una benedizione molto particolare a Dio su questo anno centenario e sulle iniziative che noi prenderemo perché questo centenario non passi sotto silenzio. Naturalmente quando Dio dice bene, cioè benedice, vuol dire che ci è vicino, ci dà il sostegno, il suo aiuto, la sua paterna presenza, e questo credo che sia molto importante. Noi ce la metteremo tutta da un punto di vista umano con le organizzazioni eccetera, però naturalmente se ci sta Dio con noi sicuramente riusciremo a fare in modo che questo centenario segni un poco la storia di questi tempi e dia veramente un nuovo risvolto, un nuovo impulso alla vita, diciamo, religiosa cristiana dei nostri popoli, e questa è una grossa speranza. Nella cattedrale di Campobasso, il 7 gennaio, il giovane Marco Filadelfi è stato ordinato diacono con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da padre Giancarlo Brigantini. Il diventare diacono è la scelta della vita come luogo di ascolto, di condivisione, di annuncio, di carità. Diventare diacono è accogliere una chiamata, ad uscire da se stessi per mettersi a servizio della comunità cristiana. A Marco Filadelfi auguriamo buon cammino. Marco, ricevi il Vangelo di Cristo, del quale sei diventato l'annunziatore. Credi sempre a ciò che proclami. Insegna ciò che hai appreso nella fede e vivi ciò che insegni. La pace sia con te. Il primo ringraziamento va alla mia famiglia per il dono della vita, per l'affetto che mi ha sempre riservato, per avermi trasmesso la fede, per il sostegno costante in questi anni di formazione lontano da casa. Ringrazio lei, Eccellenza, per avermi ordinato e incardinato in questa chiesa. La ringrazio per l'affetto e la stima che ha espresso nei miei confronti in questi giorni e anche questa sera. E l'attenzione e la vicinanza che ha avuto durante i miei anni di formazione in seminario. Il 13 gennaio, presso la Sala Convegno Celestino V, nell'ambito del calendario della Scuola Sociopolitica Giuseppe Toniolo, l'incontro di formazione dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate, insieme a Don Claudio Palumpo. Intervenite numerosi. Il 14 gennaio, presso la Sala della Costituzione, Amministrazione Provinciale, giornata dell'immigrato e del profugo. È nostro dovere, in questo mondo, condividere con ogni nostro fratello l'amore che Dio ha dato per noi. Intervenite tutti. Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana.